giocare a quello. E quello cos'è? Cosa vuoi? Ho trovato un ciondolo che rappresenta Lara Dorren. Ti interessa? Magnifico! Un vero pezzo d'arte. Lara Dorren Ep Sadal di profilo. Conosci la sua storia? È un racconto piuttosto insolito. La sua storia d'amore con un umano potrebbe avere cambiato per sempre il destino degli umani e degli elfi. Sì, è una storia triste. Invece di riunire le due razze, ingrandì il divario tra esse. Sebbene Lara sia morta per mano degli umani, furono i suoi fratelli elfici a sferrare il primo colpo, condannandola per aver amato Cregennan. Peccato, un vero peccato. Il ciondolo è splendido. Lo comprerò per 50 oren. Ti interessa una brocca di latticello? Me l'ha portato un gentile contadino e mi dispiacerebbe vederlo sprecato. L'ho sempre trovato piuttosto sgradevole. Grazie. Se troverò qualcos'altro, tornerò a trovarti. Ascolta. Hai fatto moltissimo per la mia collezione e vorrei ricompensarti in qualche modo. Mi hanno detto che hai bisogno di soldi. Perciò permettimi di aiutarti con questi 400 oren. Ehi, mi saranno di grande aiuto. Non è niente. È soltanto una goccia del mare dei possedimenti lasciatimi dai miei antenati. Cosa vuoi? Buona fortuna. Non voglio giocare a quello. È tutto fiato sprecato. Quello che sono. Sì? Per quanto riguarda quel debito, hai già i soldi? 2000 oren. Prendili. 2000. Quando Dandelion è venuto a implorare un prestito, ricordo chiaramente di aver detto che gli sarebbe costato. Ho aspettato a lungo i miei soldi, perciò mi dispiace, ma dovrete pagarmi gli interessi. Quanto? 1000 oren. Fa attenzione a ciò che dici, Witcher. Cammini su una lastra di ghiaccio e io sono proprio sotto, in attesa che si spezzi. Non esagerare, Glover. Avevamo concordato 2000 oren. Witcher, hai idea di cosa sia una nemesi? È qualcuno che infligge la giusta punizione o vendetta. In questo caso è personificata da un crudele figlio di puttana. Io. Soltanto un commento. I crudeli figli di puttana che minacciano me o i miei amici risvegliano il lupo feroce che è in me. Ragazzi, sembra che il Witcher vi abbia sfidati. Quando avrete finito con lui, portatelo giù nei sotterranei. Le mie viverne hanno fame.
cos'è quello? Ancora. Che vuoi? Ci vediamo. Geralt, carino da parte tua far visita a un amico bisognoso di aiuto. Ho risolto il problema con Glover. Dobbiamo lasciare la città. In fretta. No. Lascia che te lo dica, mi hai davvero tolto un peso. Grazie, Geralt. A essere onesti, non ero ansioso di morire in una pozza del mio stesso sangue in qualche vicolo buio. Più tardi, Dandelion, ci comporrai una ballata. Ora prendi la tua roba e lasciamo la città. Anzi, prima faremo una sosta ai bagni pubblici. Puzzi in modo terribile. Visima sembrava una terra ostile, perciò lasciammo la città e vagammo per il regno. Jeremiah Trick, anche noto come Ramsmith, prese il posto di Glover. Non avendo alcun interesse per le viverne, fece bistecche degli animali di Glover e iniziò a trafficare in Fistech per sostenere il suo grande appetito. Ma questa è un'altra storia.